Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo è il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, celebriamo oggi con immensa gioia la solennità di Maria Santissima assunta in cielo in corpo ed anima. Penso che sappiate tutti quanti, questo è stato il quarto dogma mariano della storia della Chiesa, sancito con sentenza infallibile, quindi pronunciata ex cattedra, quindi come dogma di fede rivelato da Dio, da Papa Pio XI, con la bolla Munificentissimus Deus del 1 novembre del 1950, dove asseriva due cose fondamentalmente. Primo, che la Madonna al termine della vita terrena si è ritrovata da subito nella condizione con cui noi ci troveremo dopo la risurrezione della carne, cioè è stata assunta in cielo in corpo ed anima. E la seconda cosa, che questo è avvenuto perché il suo santissimo corpo, che non aveva conosciuto il peccato, non poteva andare soggetto alla corruzione. Voi sapete purtroppo che quando arriverà il giorno del nostro appuntamento, parleremo oggi di questo, ma ne parleremo come una cosa bella, con Sorella Morte inizierà, ahinoi, il processo di decomposizione del nostro corpo, che diventerà purtroppo polvere, come la Chiesa ci ricorda nella liturgia solenne delle ceneri: ricordati che sei polvere, in polvere ritornerai. Questa cosa in Maria non solo non è successa, attenzione, ma non poteva succedere. Vediamo adesso bene perché. Da queste parti, non troppo lontano da qui, vedo oggi qualche faccia nuova, qui do il benvenuto a tutti quanti i turisti, anzitutto a Messa e poi anche a Sermoneta, ecco, avete fatto molto bene a santificare questo giorno con la Santa Messa. Non so chi di voi viene dalle parti di Roma. Dalle parti di Roma c'è un posto, ecco, vedo un po' di mani alzate, che penso conoscerete, si chiama il Santuario della Beata Vergine della Liberazione, alle Tre Fontane, dove la Madonna apparve a un romanaccio convertito, ex protestante, che era Bruno Cornacchiola, nel 1947. Sapete che si dice che Pio XII, non per questo chiaramente, ha consultato tutti quanti i vescovi, però le rivelazioni delle Tre Fontane è come se gli avessero dato il colpo di grazia, ha detto: va bene, adesso facciamo sto dogma, punto e basta, no? Perché la Madonna disse proprio queste testuali parole: il mio corpo non poteva marcire e non marcì. Gli angeli lo vennero a prendere e lo portarono nel seno del Padre. Non poteva. Allora, qual è la festa di oggi? La festa di oggi è stata una gioia per Dio e una gioia anche per noi. Qual è la gioia per Dio? Dio ha visto in una creatura, almeno in una, eccettuato chiaramente Gesù, ma Gesù non è semplicemente una creatura, è il Figlio di Dio fatto uomo, capite, no? Che cosa ha visto? Quello che lui aveva pensato per tutti noi. Vi ricordate che la Sacra Scrittura dice che Dio non ha creato la morte,
La morte non viene da lui. Tutti quanti sappiamo che noi non moriamo perché Dio vuole che noi moriamo. Sapete perché noi moriamo? Perché noi abbiamo voluto morire. Sapete perché noi soffriamo? Voi pensate che Dio voglia che noi soffriamo in senso assoluto? Pensate questo? Cioè, pensate che Dio sia contento delle sofferenze dei suoi figli? È vero che oggi la croce è diventata necessaria, ma bisogna vedere perché. Ma di per sé Dio non vuole nessuna sofferenza per i suoi figli. Quando Dio creò l'uomo, spero che ci crediate, perché questo la Chiesa lo insegna e oggi questa festa lo ribadisce, Dio aveva creato l'uomo perfettissimo, sanissimo, santissimo e felicissimo. Ricordate, non stava nell'Eden. Che cos'era l'Eden? L'Eden era l'anticipo del paradiso, si chiamava, lo ricordate dal catechismo, no? Il paradiso terrestre. E che cosa sarebbe dovuto succedere? Dopo una vita felice, la Bibbia ci dice che Adamo parlava e chiacchierava con Dio come un suo amico, capite? Lo poteva vedere, c'era questa terra, viveva in perfetta comunione con la sua sposa Eva e con tutto il creato. Sarebbe stata una vita meravigliosa e al termine della vita ti fai una bella addormentata, magari in estasi, adesso lo vedremo, e quando ti svegli ti ritrovi in paradiso, dopo aver amato il Signore, cooperato all'abbellimento ulteriore del mondo e della creazione, visto tutte quante le cose belle che Dio ti ha messo a disposizione, ringraziandolo in continuazione. Bello, no? E tutto questo purtroppo è un film che Dio aveva girato, la sceneggiatura in ogni minimo dettaglio, era pronto a fare il regista. Come mai che questo film non si è visto? Di chi è la colpa? La colpa è la nostra, figlioli miei cari. Tutti quanti in Adamo, ci ricorda oggi San Paolo, non prendiamocela troppo con Adamo, perché in lui c'eravamo tutti quanti presenti come membri della razza umana. E quindi che cosa ha fatto? Dio ha girato il piano di riserva, il film, il secondo copione. Quindi non è più come prima la vita. Noi nasciamo tutti quanti marchiati col peccato originale, abbiamo bisogno di essere salvati, siamo soggetti alla morte, alla corruzione del corpo, alle malattie. Penso che sappiamo tutti quanti che siamo soggetti alle malattie, specialmente in questi tempi, alle sofferenze, alle tribolazioni. E è entrato il dolore con il peccato nel mondo, e il dolore nostro Signore ci ha insegnato. Il dolore non è un male causa, è un male effetto, perché il dolore insieme alla morte è conseguenza del peccato. Cosa ci ha insegnato Gesù e come ci ha redento? Prendi con pazienza il dolore che noi stessi ci siamo andati a cercare, offrilo al Signore e trasformalo in strumento di santificazione. Passeremo per la morte noi, sì, ma se abbiamo vissuto in amicizia con Gesù, passeremo per la morte in maniera serena. Saremo corrotti le nostre, sì, ma risorgeremo dai morti nell'ultimo giorno. Ora, tutto questo in Maria non c'è stato. Quindi Maria ha vissuto una vita meravigliosa. Certamente la Madonna ha sofferto tanto, più di tutti noi messi insieme, ma perché? Perché con il Signore Gesù ha dovuto collaborare alla nostra redenzione, come hanno fatto a redimerci. Hanno preso tutto quanto il male che l'uomo ha generato attraverso il peccato, in tutte le sue forme, fisico, morale, psichico e spirituale, lo hanno preso su di sé. Cioè, me lo prendo io, pago io i conti della razza umana. Questo l'ha fatto Gesù associando a sé la Madonna. Offro tutto al Padre, tu perdonali e concedigli di ricominciare a vivere in grazia e un giorno di godere la pienezza della nostra vita nel cielo. In 6 minuti ho raccontato praticamente tutto quello che la Chiesa insegna. Quindi adesso un'ultimissima cosa, ecco la festa di oggi, però contemplando Maria, ecco perché oggi c'è il Magnificat, dico, ringraziamo il Signore che almeno in una ha potuto vedere il film che aveva girato, e lo ringraziamo anche noi che ce l'ha fatto vedere. E se ci prende un pochino di nostalgia per il bene perduto, però deve anche il nostro cuore rallegrarci, perché non tutto è perduto, perché nostro Signore, capite, anche quando noi combiniamo dei guai, come dei bambini un po' discoli, è capace di tirarci fuori dai guai. Altri due pensieri e poi chiudiamo l'omelia. Attenzione, la Madonna non è stata corrotta nel corpo, ma secondo voi la Madonna è morta in senso stretto, cioè come moriamo noi? Allora, Pio XII non ha risposto a questa domanda nella bolla, perché c'erano due scuole teologiche contrapposte, quindi c'è libertà di pensiero. Io poi vi dirò quello che penso, perché lo penso. E qui dietro, attenzione che questo lo dico per i sermonetani, gliel'ho fatto vedere una volta, qui dietro nell'abside, questa chiesa è dedicata all'Assunta, e nell'abside ci sono tutta una serie di dipinti, sono 7, che narrano la vita della Madonna, partono dalla nascita di Maria e culminano lì sopra dietro il baldacchino, proprio con la scena dell'Assunta. Qui
si aderisce ad una delle due scuole teologiche che non è quella che piace a me, però va bene lo stesso, insomma, perché si capisce bene dal fatto che la Madonna lì si vede distesa in una tomba e poi si vedono gli apostoli con la tomba vuota e la Madonna assunta in cielo. Sono gli ultimi tre dipinti. Allora, vi sintetizzo. La scuola francescana diceva questo qui. È vero, la Madonna non poteva nemmeno morire, perché la morte, ci dice la scrittura, è conseguenza del peccato. Se la Madonna non ha avuto il peccato originale, né il peccato attuale, non doveva passare per la morte. Però, siccome Gesù Cristo è morto per la nostra redenzione, anche Gesù non doveva morire, ma ha accettato di morire per la nostra vita, perché se non moriva lui era la fine, la morte non sarebbe stata vinta, dice, per solidarietà, quindi per seguire le orme di Gesù, è morta, dopo tre giorni come il figlio è risuscitata ed è stata assunta in cielo. Questa è la scuola francescana che è rappresentata qui dietro. Poi c'è un'altra scuola però, e a me questa piace un pochino di più, che dice che la Madonna, sì, in parte questo è vero, quindi ha avuto una sosta di tre giorni al termine della vita, ma non perché perché ha vissuto la morte. Sapete che la morte è la separazione dell'anima dal corpo e comunque inizia il principio, capite, appena appena, ma inizia il principio della corruzione, perché se l'anima esce dal nostro corpo, il nostro corpo comincia a corrompersi. Certamente poi ci vogliono almeno 3-4 giorni perché appaiono i primi segni, come sapete, no? Ma dicono no, non è stata una morte. Che cosa è successo? La Madonna è entrata in estasi. Se voi leggete i libri di Santa Teresa d'Avila, quando una persona entra in estasi in senso stretto, sembra morta, perché perde completamente i sensi, diventa anche fredda, se uno la va a toccare gli fa così, non si muove. È rimasta per tre giorni così, ma la sua anima rimane ancora nel corpo, la parte superiore era rapita, e al culmine di questa grande estasi gli angeli l'hanno portata in cielo e si è risvegliata. Secondo me la numero due è molto più attendibile ed è molto più bella. Ultimissimo pensiero. Capite che oggi è la vittoria del bene sul male, però indirettamente nell'omelia precedente l'ho molto sviluppata, adesso lo accenno soltanto. La prima lettura presenta lo scontro tra la donna vestita di sole e il drago rosso, che è il diavolo, capite? Questa festa ci ricorda anche il problema dell'esistenza del male. Perché esiste il male? Perché tutto quanto questo male? Perché questa cosa bellissima che doveva capitare a tutti gli uomini è successa solo in Maria e la razza umana se l'è persa? Perché? Ecco, questo ci fa meditare su una cosa molto... Lo sapete perché? C'è solo un motivo, eh? Uno. Perché il nostro Signore, le creature fatte a sua immagine, che sono gli angeli e gli uomini, le ha create libere. Libere. Se tu sei realmente libero, ci devi avere la possibilità di poter dire di no a Dio. Perché se non ce l'avessi, tu non aderiresti a Dio liberamente, spontaneamente, con amore. Saresti forzato. E Dio non vuole che a tutta quanta la sua bontà, i suoi doni e il suo amore noi aderiamo per forza, ma riconoscendoli, accogliendoli e ricambiandoli. Questo è stato quello che ha fatto la Madonna e che gli altri non hanno fatto, capite? Quindi capite che la libertà è una cosa meravigliosa. Vi raccomando, io, chi mi conosce sa bene, io dico sempre queste due cose, chi mi conosce sappia che io sono un cultore di due valori che credo siano condivisi anche in contesti non confessionali, non di fede. Per me la libertà e la privacy, intesa come riservatezza, sono due cose sacrosante, sono valori da custodire e da difendere, perché sono due cose meravigliose, proprio caratteristiche dell'essere umano. Certo, sono cose molto belle, soprattutto la prima, ma anche pericolose, perché se uno si sbaglia, che la libertà la usa male, fa la cosa sbagliata, vedete che guai che si possono succedere. Certo che possono succedere, poi certo che il Signore ci dà una mano, però sarebbe meglio i guai non evitarli. E allora l'ultimo pensiero mariano di oggi: se vogliamo evitare di combinare troppi guai, c'è un segreto, c'è un sistema. Chiediamo aiuto alla Madonna. La Madonna è stata assunta in cielo perché non ha combinato manco uno di guaio, ha fatto sempre solo la cosa giusta, capendo bene qual era la volontà di Dio e mettendola costantemente in pratica. A noi non sempre riesce facile raccapezzarci e capire bene quali sono le scelte giuste, dov'è la volontà di Dio, qual è la cosa giusta da fare. Che facciamo? Chiediamo aiuto alla Madonna, che non vede l'ora di darci una mano. Noi non possiamo diventare come lei, no, non ce la faremo, però ricevere un bel aiuto, almeno per combinare il meno guai possibile, che non è poco, questo sicuramente sì. Sapete, concludo con una battuta, no?
Mi raccontò un giorno un sacerdote che c'era un, in una diocesi, arriva un vescovo nuovo, questo sacerdote faceva parte di una realtà ecclesiale, e disse a questo vescovo, dice: guardi eccellenza, una cosa la posso assicurare, noi non combineremo guai e non le daremo problema. E il vescovo gli rispose: e te pare poco? Quindi se la Madonna ci aiuta a non combinare troppi guai e a non creare troppi problemi, già è tanto, e la nostra vita sarà sicuramente più serena e molto più bella. Siano lodati Gesù e Maria.